Buon pomeriggio a tutti e naturalmente buon anno, visto che questo è il primo incontro del 2018. E ritengo opportuno, prima di iniziare l'esposizione degli argomenti che sono in discussione oggi, presentare il mio punto di vista, questo per onestà intellettuale. Cioè, in definitiva, io pur avendo in passato, cioè fino a tempi recenti, ricoperto cariche interne dell'AIFE, però intellettualmente mi sono formato alla scuola del Movimento Federalista Europeo e quindi con un punto di vista europeo sovranazionale su tutti un po' i problemi che riguardano il processo di unificazione e i rapporti tra l'Unione Europea e il resto del mondo. La mia esposizione riflette questo punto di vista di, appunto, ripeto, di natura sovranazionale e soprattutto vorrei aggiungere anche fuori da certi schemi abituali dei quali che possono emergere dalla lettura quotidiana di giornali, riviste e via di seguito. E ho fatto questa premessa perché devo dire una cosa con molta sincerità, una cosa che regge soprattutto un po' tutta la mia esposizione. In realtà non esiste, non è mai esistita una vera politica europea, dell'Europa, dell'Unione Europea, nei confronti delle aree sensibili, sia del Medio Oriente, sia dell'Africa o di altre aree. No? E questo è, diciamo così, una lacuna decisiva nei rapporti dell'Unione Europea con il resto del mondo e che risale... e che contribuisce allo stato di crisi del mondo, come poi vedremo, e che risale sostanzialmente ai primi passi stessi del processo di unificazione europea. Questo non vuol dire che, diciamo, la scena internazionale non abbia avuto e non abbia tuttora influenza sul processo di unificazione, perché non dobbiamo dimenticare che il processo di unificazione europea è nato con la costituzione della comunità del carbone e dell'acciaio agli inizi degli anni 50, proprio in virtù di una sfida mondiale che rappresenta quel tempo. Cioè, non dobbiamo dimenticare che si era nel pieno clima della guerra fredda, era iniziata la guerra in Corea, c'era il problema di ricostituire l'industria di base tedesca, cosa alla quale la Francia si opponeva, e la soluzione fu trovata sempre da un francese, cioè da Jean Monnet, con la proposta di costituire una comunità europea del carbone e dell'acciaio, cioè la CECA, che soprattutto un organismo che fosse sovranazionale, quindi introducendo questa grossa innovazione nella struttura europea, sostituendo a quello che era un discorso di conflitto tra nazioni. Sappiamo benissimo che sul fronte del carbone e dell'acciaio si era sviluppato a partire dalla metà del secolo XIX, cioè dell'Ottocento, il conflitto tra Germania e Francia, e quindi la grande proposta innovativa di Jean Monnet era quello di mettere il settore carbo-siderurgico sotto il comando di un'autorità, l'indirizzo di un'autorità sovranazionale e comune. Naturalmente Jean Monnet, nella proposta fatta poi dal ministro degli esteri francese Schuman, aveva inserito già l'obiettivo del processo che veniva proposto, cioè praticamente quello di arrivare ad una federazione europea. Ecco, allora, la scena internazionale determinava la necessità degli Stati europei di mettere insieme delle strutture di collaborazione comune. Voglio aggiungere che, sempre nel clima di guerra fredda che era presente a quell'epoca,
Seguì alla proposta della Costituzione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio la proposta di costituire una Comunità Europea di Difesa, progetto che poi fallì sempre per responsabilità della Francia, che pur tuttavia l'aveva proposta perché era il piano Plevin, e fallì per due ragioni. Uno, perché nel corso del 1953 morì Stalin e naturalmente questo cambiò quello che era lo stato, no, di tensione che poteva esistere nel mondo. L'altro fattore che incise sul fallimento del progetto di costituire una comunità europea e di difesa fu il processo di decolonizzazione in corso, la grande sconfitta che le truppe francesi subirono a Dien Bien Phu da parte del Viet Minh, cioè da parte di Ho Chi Minh, da parte del generale Giap e via di seguito, che ovviamente colpì l'orgoglio del nazionalista francese e impedì alla Francia proseguire nel processo di promozione dell'unificazione europea. Ho voluto fare questa premessa proprio appunto per mettere in evidenza come da un lato la scena internazionale ha avuto e avrà certamente degli effetti sul processo di unificazione europea, ma d'altra parte anche sul fatto che da parte europea non sono mai compiuti i passi decisivi per poter avere un ruolo a livello internazionale. Infatti, dopo la sconfitta della CED, quindi della Comunità Europea di Difesa, da parte degli Stati europei ci fu un sostanziale e deciso allineamento su quello che era la linea NATO, quindi di partecipazione all'equilibrio mondiale bipolare, no? Sotto la protezione dell'ombrello americano, degli Stati Uniti europei, degli Stati Uniti d'America. Tuttavia il processo innescato, anche se diciamo così limitato al campo economico, fu sempre dominato dai problemi internazionali. Non per nulla la firma nel 1957 del trattato che costituì la Comunità Economica Europea e l'Euratom venne dopo il fallimento della spedizione franco-inglese a Suez, dopo che il generale Nasser aveva nazionalizzato il canale, quindi ci fu una reazione da parte delle ex potenze coloniali per riconquistare il governo del canale, intervento tra l'altro poi bloccato dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione Sovietica, ma comunque proprio questa sconfitta portò la Francia a rilanciare il processo di unificazione economica dopo appunto l'aver contribuito alla sconfitta della CED. Aggiungo ancora, per sottolineare appunto, che il fatto che negli anni successivi il processo di unificazione economica si è andato avanti e addirittura ha portato anche a momenti decisivi come la costituzione del sistema monetario europeo e l'elezione diretta del Parlamento europeo, questi fatti hanno avuto un'influenza internazionale che non è messa in evidenza da molti. Cioè, non dobbiamo dimenticare che c'è una stretta relazione tra il rilancio europeo negli anni 70-80 e il crollo del muro di Berlino, perché l'Unione Sovietica in crisi, soprattutto la figura di Gorbaciov, accettò di negoziare con gli Stati Uniti l'apertura di una fase di distensione e naturalmente con questo pose le premesse per allentare quella che era la tenuta dell'Unione Sovietica sull'Europa dell'Est, e
e ciò portò al crollo del muro di Berlino e naturalmente anche allo scioglimento del patto di Varsavia, e non per nulla poi a distanza di circa 15 anni si ebbe l'allargamento dell'Unione Europea ai paesi dell'Europa centro-orientale. Ecco, ora quindi stabilito questo, cioè il rapporto che esiste tra processo di unificazione europea e quadro internazionale, dobbiamo aggiungere che i rapporti verso i paesi dell'Africa o del Medio Oriente sono rapporti che sono rimasti sostanzialmente bloccati da due processi storici. Uno, il colonialismo, no? E naturalmente la fase che ha seguito la fine del colonialismo. E l'altra parte, dobbiamo anche considerare gli effetti che hanno avuto sugli sviluppi politici in Africa e in Medio Oriente a seguito del bipolarismo. Cioè, in definitiva, noi sappiamo benissimo che a seguito della Carta Atlantica, firmata nel 1941 tra Stati Uniti e Gran Bretagna, che aveva bisogno di aiuti americani per poter vincere la sfida della Germania nazista, va bene? Gli americani avevano sostanzialmente subordinato il loro aiuto all'impegno della Gran Bretagna di porre termine al suo imperialismo. Questo impegno, diciamo così, ovviamente trovò una realizzazione soltanto negli anni 50, negli anni 60. Ecco, e difatti, diciamo, negli anni 50, tanto per cominciare, entra in fermento l'impero coloniale francese. Cioè, a parte l'Indocina che ho ricordato, ma non dobbiamo dimenticare che la guerra d'Algeria, cioè la lotta di liberazione nazionale da parte degli algerini, oppure i movimenti indipendentistici che si erano affermati in Tunisia, in Marocco, ma anche nell'Africa sahariana e subsahariana. Nel 1960 il Congo belga diventa indipendente, abbiamo il triste episodio dell'accesso all'indipendenza, ma anche dell'uccisione del leader storico della liberazione del Congo dal dominio coloniale, e cioè l'uccisione di Lumumba, va bene, che rimane una figura simbolo, no, di questa stagione della decolonizzazione dell'Africa. Per venire un attimo al Medio Oriente, non dobbiamo dimenticare che nel Medio Oriente, appunto negli anni 50, c'è la rivoluzione, cioè la rivoluzione dei colonnelli in Egitto, guidata dal generale Naguib, però l'uomo forte era Nasser, colonnello Nasser, e il quale si libera non solo del sovrano, ma nazionalizza il canale di Suez, come ho ricordato precedentemente, e si pone l'obiettivo di rendere indipendente l'Egitto dal vecchi giochi coloniali, soprattutto della Gran Bretagna. Voglio sottolineare un punto che non viene mai messo in evidenza, che Nasser a sua volta era un filo americano, e lui si aspettava di avere un appoggio da parte degli Stati Uniti nella sua battaglia per l'affermazione di una piena indipendenza dell'Egitto. Se non che da parte di Israele, e poi ne parleremo un attimo di questo, ci fu un intervento, soprattutto sugli Stati Uniti, rivolto a collocare Nasser in una cattiva luce, per cui alla fine gli Stati Uniti negarono a Nasser la richiesta che lui aveva fatto di finanziare la costruzione della diga di Assuan, e da questo punto si fecero avanti i sovietici, che poi hanno realizzato e finanziato e realizzato la detta diga sul Nilo.
E naturalmente il progetto di Nasser era quello di poter sfruttare quella diga di Aswan ai fini della produzione dell'energia elettrica e non solo, ma anche ai fini di irrigazione. Cosa, ecco. Ora, questo per dire che a un certo punto bisogna veramente scendere, scavare nella conoscenza dei problemi per capire cosa è successo, cosa può succedere, cosa sta succedendo e cosa può succedere in questi teatri che sono sede di conflitto internazionale, di spinte all'acquisizione di posizioni di potere o di sfruttamento di risorse locali, sia di idrocarburi sia di altre materie prime o di derrate alimentari. Voglio ancora ricordare che questi movimenti che presenti sia nell'Africa settentrionale, quindi dall'Algeria all'Egitto, ma anche presenti anche nel Medio Oriente, cioè in Siria, in Iraq, eccetera, erano tutti movimenti laici. Cioè, non erano assolutamente influenzati portati avanti da un pensiero religioso. Erano movimenti indipendentisti, praticamente anticoloniali, in cui emergeva il desiderio delle elite locali di assicurare l'indipendenza di paesi fuori dal gioco dei passati giochi coloniali. Posso portare il caso del Baath, di cui avrete sentito parlare negli anni scorsi in merito all'Iraq, va bene, perché Saddam Hussein era un erede del Baath, Assad in Siria è un erede, soprattutto suo padre, era un erede del Baath, cioè era un movimento praticamente costituito da un cristiano, due musulmani, va bene, ma era profondamente laico e si poneva il problema di, appunto, di assicurare un cammino di indipendenza della Siria e ebbe anche la possibilità di diffondersi in Iraq con gli stessi principi, eccetera. Ora, tutto fu ovviamente. Fu, diciamo così, in parte travisato e in parte, diciamo così, bloccato da quella che era la divisione del mondo in due sfere di influenza, russa o americana. O si stava da un lato o si stava dall'altro lato. E siccome diciamo così, i principi ispiratori di questi movimenti indipendentisti, sia del Medio Oriente che poi presenti anche in Africa, portavano a quello che era lo sfruttamento proprio nazionale, no? Delle risorse del posto, che potevano essere materie prime o idrocarburi, ovviamente questo co coincideva, collideva con quelli che erano gli interessi americani. E porto un esempio molto calzante. Quando negli anni 50 ci fu, a seguito di libere elezioni, salì al potere in Iran un nuovo politico che era Mossadegh, il quale a un certo punto proclamò la Repubblica, rovesciò lo Scià di Persia, Reza Pahlavi, il quale ovviamente fuggì all'estero e se ne venne a Roma con la sua moglie Soraya. Ebbene, dopo qualche mese i servizi segreti, sia britannici che americani, rovesciarono Mossadegh. Ci fu una rivolta militare che rovesciò Mossadegh e riportò sul trono lo Scià di Persia. Ecco, poi si capisce come mai nel 1979 c'è la rivoluzione degli Ayatollah e via di seguito. Cioè, a un certo punto i tentativi di democratizzazione e di indipendenza nazionale nel Medio Oriente, ma anche in Africa, furono tutti frustati. E difatti noi negli anni 60, 70, fino ad arrivare alla fine degli anni 80, assistiamo alla divisione del mondo in due sfere di influenza, ma anche alla divisione all'appartenenza di questi paesi o una sfera o
di potere o un'altra. In fondo gli Stati Uniti, interessati al controllo della produzione degli idrocarburi, mantenevano una posizione, mantenevano ovviamente un rapporto privilegiato con i paesi dell'Arabia Saudita, che come sappiamo sono i più grandi produttori di petrolio del mondo, e naturalmente in questo accettano anche quello che è un sistema di potere feudale che esiste in Arabia Saudita. Ecco. Ora, tuttavia, non dobbiamo dimenticare che... volevo aggiungere anche una cosa, mi spiace anche dirlo, in tutto questo c'è anche un ruolo da parte di Israele, come ho ricordato per quanto riguarda la figura di Nasser, cioè in definitiva nei confronti di Israele, e naturalmente con piena comprensione e con piena, diciamo così, ricordo storico di quello che è stato l'Olocausto, quindi la persecuzione degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, 6,5 milioni di vittime, no? Nei vari campi di concentramento, non dobbiamo dimenticare che a sua volta Israele è figlia di una campagna terroristica, cioè in definitiva Israele ha acquisito la sua indipendenza dopo una fase di terrorismo nei confronti delle truppe occupanti della Palestina britanniche, e soprattutto indirizzata anche nei confronti di quella che era l'elite araba della Palestina. Difatti nel 1948, quando in base ad una risoluzione dell'ONU fu proclamata l'indipendenza della Palestina, quello che erano i servizi segreti dell'epoca, no? O meglio la struttura terroristica di Israele, l'Irkut, va bene, lanciò un'offensiva nei confronti della popolazione araba, ma c'erano già state praticamente le premesse per questo. Difatti, al momento della proclamazione dell'indipendenza dello Stato di Israele sulla base della risoluzione ONU, da parte degli altri paesi arabi, quelli che fanno parte, quella che oggi si chiama la Lega Araba, fu scatenata la guerra contro la costituzione del nuovo Stato. A sua volta, da parte dell'Irkut, cioè praticamente di questa struttura pseudomilitare, no? Israeliana, ci fu un'azione di praticamente nei confronti della popolazione, un'azione violenta nei confronti della popolazione araba per costringerla ad emigrare. Difatti l'eredità di questo noi la troviamo in quella rivendicazione che esiste tra i palestinesi del diritto al ritorno. C'è gente che di fronte, è triste dirlo, però bisogna ricordare il fatto che queste truppe irregolari israeliane attaccavano le case degli palestinesi, addirittura buttando le bombe a mano all'interno, tanto che si era creato un clima di terrore, e molti palestinesi sono fuggiti chiudendo rapidamente la casa e poi portandosi dietro le chiavi. E naturalmente questo è un elemento che spiega perché noi oggi nelle varie comunità palestinesi che vivono nei campi profughi è ancora viva la rivendicazione del diritto al ritorno. E il fatto che Israele continui a basare il suo rapporto con i palestinesi e con gli altri paesi arabi in base alla forza significa praticamente che questo impedisce qualsiasi negoziato circa la possibilità di trovare una soluzione al conflitto tra le due comunità. Ecco. E questo spiega anche la linea tendenzialmente conservatrice, va bene, da parte dell'elite di governo israeliane, sia di sinistra del Likud, sia da parte dei conservatori, eccetera. Aggiungo che Israele è un paese che vive di immigrazione,
E d'altra parte sa benissimo che ha la prospettiva di un rapporto declinante della sua popolazione nei confronti della popolazione palestinese, perché così i palestinesi hanno dei tassi di riproduzione e di procreazione molto più elevati dei palestinesi, ma degli israeliani, ma non solo, ma da parte di Israele è anche il paese che ovviamente siccome appunto si basa su un rapporto di forza con i popoli vicini, va bene, ha una struttura militare che ovviamente non viene accettata da tutti. Ci sono molti giovani che dopo aver frequentato le scuole, anche figli di immigrati, che dopo aver frequentato le scuole in Israele e acquisito delle specializzazioni, poi fuggono verso l'Australia, verso il Canada, verso gli Stati Uniti, verso la Germania, verso l'Europa. Va bene. Ecco. E quindi è un paese dove di transito della popolazione, naturalmente, che ha una perché il governo israeliano pratica la politica degli insediamenti nei territori Transgiordania, perché offre a chi arriva, ai nuovi arrivati, ma anche alla popolazione ebrea, così delle possibilità, no, di residenza in villaggi super attrezzati, no? E per cui uno per pochi chilometri, no, si trasferisce da un villaggio israeliano dove c'è l'acqua corrente, la luce elettrica 24 ore su 24 e via di seguito, reti wifi, va bene, a un povero borgo palestinese dove manca l'acqua, dove non c'è, la corrente elettrica arriva così a spizzico, va bene, quando può e via di seguito. Quindi ovviamente c'è anche, non solo, ma tenete presente che Israele finisce sempre con requisire parti di territorio dell'autorità nazionale palestinese, no, cosa, per espandere gli insediamenti che ritiene necessari. Ecco, da parte europea l'unico segnale che fu dato sulla situazione, che ha avuto anche delle conseguenze importanti, fu la dichiarazione di Venezia del 1980, nella quale appunto si venne ribadito, tenete presente che a quel tempo in Francia come presidente c'era Giscard d'Estaing, noi avevamo un governo di centrosinistra, c'era anche la Gran Bretagna della signora Thatcher, tanto per ricordare le cose, il quadro corretto. Ebbene, la dichiarazione di Venezia, che fu elaborata nel corso di un vertice europeo e ispirata da Giscard d'Estaing, stabiliva il diritto dei palestinesi ad avere un loro Stato. Difatti, poi, sulla base di questa dichiarazione, si aprì il processo di Oslo, una trattativa segreta con Arafat, no? Con gli esponenti del popolo palestinese, che poi ha portato alla costituzione dell'autorità nazionale, l'attuale autorità nazionale palestinese. Poi il processo si è bloccato anche perché da parte europea non si è più premuto e via di seguito. Comunque, se noi riflettiamo su quello che è stato lo sviluppo della politica europea e anche della politica internazionale sulle condizioni di questi vari paesi, sia del Medio Oriente che dell'Africa, non dobbiamo sorprenderci di due fenomeni, di due momenti particolari che segnano la vita del Medio Oriente e poi ci condizionano ai fini internazionali. Uno, la rivoluzione dell'Ayatollah del 1979 in Iran, cioè
quella società che non aveva avuto la possibilità di evolvere per via, sotto la guida di governi laici, no? E via di seguito, a un certo punto fa la svolta, chi acquista potere sono le autorità religiose, no? Soprattutto il clero sciita, che riesce a rovesciare nel 1979, all'inizio del 79, lo Shah e a mandarlo in esilio. L'altro episodio che è importante ricordare e che non è molto noto è la rivolta degli Ayatollah è all'inizio del 1979. A novembre del 1979 alla Mecca, durante un pellegrinaggio, no, islamico, va bene, c'è la presa di potere da parte del sacrario, no? della Kaaba, no? Cioè della pietra nera, di tutta la struttura del simbolo, no? Del mondo musulmano, da parte di circa 300 ribelli che tennero in ostaggio per alcuni giorni i pellegrini e soprattutto provocarono 300 morti. La soluzione non fu trovata. Fu trovata grazie all'intervento dei servizi segreti francesi e da un accordo fatto dagli Stati Uniti con l'Arabia Saudita. Cioè, praticamente, l'Arabia Saudita da quel momento fece la svolta, accentuò la svolta wahabita che era la base della sua esistenza. E fu praticamente gli elementi, diciamo così, rivoluzionari che avevano provocato gli episodi della Mecca, gli fu offerta la possibilità di andare a combattere in Afghanistan, che tra l'altro era finito in quel momento sotto il controllo sovietico. Inoltre in Arabia Saudita ci fu un giro di vite religioso, tanto che qualsiasi operazione che riguardava il costume, la vita sociale, eccetera, fu posto sotto il controllo di una polizia islamica che imponeva il rispetto della Sharia, no? E via di seguito. Ora, stabilite un pochino il rapporto tra il fatto che in Iran l'Iran fosse uscita dal controllo degli Stati Uniti per via della rivoluzione comunista, dall'altra parte subito accanto c'era l'Afghanistan che per vicende sulle quali ora non mi dilungo, va bene, era finito sotto la sfera sovietica. Il ragionamento dell'equilibrio bipolare portò gli Stati Uniti a creare un fronte di guerriglieri contro la presenza sovietica in Afghanistan e naturalmente servendosi degli elementi religiosi locali e soprattutto di quelli che provenivano dall'Arabia Saudita, cioè Al-Qaeda, Bin Laden, eccetera. Cioè, il Bin Laden emerge in queste circostanze. Con questo non dobbiamo dimenticare che così c'è stato durante gli anni, nei decenni, un mantenimento di un certo rapporto tra i paesi ex coloniali dell'Africa e di altre aree mondiali come l'Africa, i Caraibi e il Pacifico con le ex potenze coloniali europee, tanto che ci furono delle convenzioni che portano il nome di convenzione di Yaoundé, di Lomé e infine di Cotonou, che stabiliscono dei rapporti di cooperazione soprattutto economica tra queste aree e i paesi europei ex coloniali. E difatti nel gruppo dei paesi dell'ACP, cioè Africa, Caraibi e Pacifico,
questi paesi mantengono un rapporto con le loro ex colonie, cioè Gran Bretagna, Francia, Italia, Belgio e cose. E naturalmente rapporti economici, perché molto importanti, cioè basati su quello che è una disponibilità ad importare da questi paesi senza barriere doganali, va bene, da un lato, magari anche c'è stato in passato anche la garanzia del prezzo di certi prodotti agricoli venduti da questi paesi, tipo lo zucchero o le banane, va bene, e quello che poteva essere un certo aiuto da parte dell'Europa al loro sviluppo. Aggiungo che questo aveva anche creato un dissidio tra Europa e Stati Uniti, perché ovviamente gli Stati Uniti predicavano la libertà del commercio per poter vendere le banane della United Fruit Company, va bene, sui mercati europei, e si schieravano contro quella che era l'intesa preferenziale, che invece aveva, soprattutto su pressione della Francia, l'Europa nei confronti delle banane prodotte in Africa. Ecco, queste sono questioni. Poi ho scoperto le ragioni, perché una volta le vado a leggere su un trafiletto sul Financial Times, che parla della crisi economica della grande compagnia degli Stati Uniti, la United Fruit Company, che era in cattive acque, quindi siccome era soprattutto la produttrice di banane in Costa Rica, no, nell'America centrale, era chiaro, no, le pressioni, la lobby che esercitava questa compagnia ai fini del commercio internazionale. Ecco, però voglio aggiungere, proseguendo nella mia esposizione, il fatto che ci fossero delle intese commerciali particolari tra l'Unione Europea, o allora era la Comunità Economica Europea, e Africa, non toglie che gradualmente si fosse, riprendendo il discorso che facevo prima della divisione del mondo bipolare, ci fosse stata una penetrazione degli interessi sia sovietici che statunitensi in Africa e in Medio Oriente. Cose che ovviamente esplodono in maniera ancora più evidente con la fine dell'equilibrio bipolare, con l'affermazione di quello che si chiama la globalizzazione, no? La fine praticamente dei grandi schieramenti, ma sostituiti da un multilateralismo competitivo, instabile. Non per nulla negli anni 80, soprattutto poi negli anni 90 e nel primo decennio del 2000, abbiamo la grande conquista degli investimenti cinesi in Africa, che la Cina pratica una sua politica di penetrazione in Africa per acquisire materie prime, per acquisire idrocarburi e per acquisire anche derrate alimentari, che ovviamente la Cina da solo non riusciva a produrre. In questo quadro noi ritroviamo non solo dei numerosi conflitti locali in Africa. Voglio ricordare ad esempio i conflitti etnici tra Hutu e Tutsi in Ruanda, va bene, le stragi che sono state compiute, ma qui la cosa che non è mai stata messa in evidenza dagli organi di stampa occidentali è che non si trattava soltanto di un conflitto etnico, perché dietro le due etnie in lotta tra di loro c'erano gli interessi della Francia da un lato e degli Stati Uniti dall'altra. E chi acquisiva il controllo di un'area politica centroafricana, sostanzialmente, così come dietro i problemi che hanno avuto le rivoluzioni, i rivolgimenti politici che hanno avuto il Congo, ma anche moltissimi altri stati africani, noi abbiamo sempre dietro la regia, no, di potenze internazionali, Stati Uniti, ma anche paesi europei, la Francia che conserva interessi notevoli sia nell'Africa sahariana e subsahariana, e sia
Cina, ad esempio, dietro la secessione del Sud Sudan dal Sudan c'è la mano della Cina, perché il Sud Sudan a quanto pare ha delle riserve di petrolio. Dietro i conflitti, l'instabilità politica che c'è in Somalia, che ci sono in altre parti dell'Africa, ci sono interessi dell'Arabia Saudita, interessi francesi, interessi di altre potenze. È triste dirlo, ma in realtà bisogna andare un po' a guardare cosa c'è dietro a volte certi fenomeni. In questo si colloca anche quella che è stata, da un lato, sono state le due guerre condotte dagli Stati Uniti contro l'Iraq, contro Saddam Hussein, bene, perché Saddam Hussein era il portatore di una linea di sfruttamento del petrolio indipendente dagli interessi americani, e tanto che addirittura Saddam Hussein pensava di poter vendere il suo petrolio e farsi pagare, anziché in dollari, in euro, cosa che ovviamente ne era molto mal vista e tuttora potrebbe essere molto mal vista dalla finanza e da Wall Street, va bene, da tutto il sistema bancario americano che vive sui pagamenti in dollari del petrolio, e quindi sappiamo benissimo poi come è andata a finire. Ma tutte queste vicende cosa hanno fatto? Hanno determinato sostanzialmente uno stato di frustrazione da parte delle popolazioni, in particolare arabe, va bene, e terminati quelli che potevano essere i tentativi di indipendenza nazionale, di sviluppo, diciamo così, sviluppo indipendente e laico, va bene, hanno determinato alla fine la svolta islamista, cioè l'unico punto di riferimento e di rifugio è stato il pensiero religioso. Non dobbiamo dimenticare che da parte sia degli ayatollah iraniani, sia da parte della casa regnante dell'Arabia Saudita, sono state finanziate opere, chiamiamole opere missionarie islamiche, in Turchia, in Medio Oriente, ma anche in Bosnia, cioè nella penisola balcanica, dove esistono delle minoranze islamiche, e naturalmente con costruzione di moschee, e soprattutto, siccome in genere si tratta di paesi che non hanno un sistema di welfare adeguato, va bene, loro intervenivano con fondi caritativi, va bene, a finanziare ospedali e cure mediche e via di seguito, e quindi praticamente mostrando un volto solidaristico, no? Dell'Islam, anche estremo, va bene, e che ha creato consenso. Non solo ha creato consenso, ma addirittura ha creato, diciamo così, cioè il consenso addirittura si è esteso in certe fasce sociali della stessa immigrazione araba in Europa. Pensate a quanti foreign fighters, cioè combattenti, sono andati dalla Francia, dal Belgio, dalla Gran Bretagna, sono andati a combattere in Medio Oriente nelle schiere dell'ISIS. E d'altra parte l'ISIS a sua volta non è tanto, diciamo così, certamente aveva una bandiera religiosa islamista, cosa, però è anche vero che l'ISIS è stata figlia di un forte finanziamento e interesse dell'Arabia Saudita per spezzare quello che era la forza, no, di penetrazione del comunismo in una certa fascia del Medio Oriente, che va dal Libano, cioè pensate ad Hezbollah, alla Siria, che degli alawiti, all'Iraq, dove l'Iraq è diviso tra
una comunità sunnita e una forte comunità sciita che per anni è stata sempre esclusa dal potere, e infine l'Iran, cioè praticamente esiste questa fascia, chiamiamola sciita, va bene, che poi sostanzialmente significa l'egemonia iraniana in Medio Oriente, alla quale si contrappone la, diciamo così, l'egemonia sunnita che fa capo all'Arabia Saudita e che comprende l'Arabia Saudita, molti gli altri emirati della penisola arabica, ma anche le fasce sunnite che vivono in Siria, in Iraq e via di seguito. E quindi praticamente quello che è sembrata, che è stata presentata al mondo come una rivolta democratica, no, da parte di certe fasce sociali della Siria contro la dittatura della famiglia Assad, va bene, in realtà è un conflitto locale tra Iran e Arabia Saudita per il controllo del Medio Oriente, in presenza di quella che è stata, dopo la fine della guerra fredda e l'inizio della globalizzazione, è stato l'emergere di nuove potenze mondiali, vedi la Cina, è stata una scelta degli Stati Uniti dal ritirare la propria influenza dal Medio Oriente, soprattutto dopo il fallimento delle due guerre in Iraq, va bene, e quindi ci troviamo di fronte a un'area che da un lato ha visto il ritirarsi degli Stati Uniti, dall'altro ha visto l'esplodere di conflitti locali, appunto il conflitto tra Iran e Arabia Saudita, e dall'altro, fatto recente degli ultimi anni, la dilatazione dell'influenza sovietica a sud del Caucaso. Non dobbiamo dimenticare che la Federazione Russa ha degli interessi a controllare il mondo islamico, perché può praticare un'alleanza con l'Arabia Saudita, cosa che si è realizzata, per il controllo mondiale del prezzo del petrolio. Secondo, perché una situazione di crisi nel Medio Oriente, cioè praticamente a sud del Caucaso, va bene, tende ad influenzare tutta l'area islamica che è presente all'interno dell'Unione Sovietica o dell'ex Unione Sovietica e all'interno della Russia. Pensate alla Cecenia da un lato, al Dagestan, che sono appunto diciamo così, aree di fede islamica all'interno della Federazione Russa, per non parlare dell'Uzbekistan, del Tagikistan, del Turkmenistan, del Kazakistan, che sono tutte repubbliche ex sovietiche ma islamiche. E quindi naturalmente la Russia oggi è molto preoccupata della stabilità di questa area centroasiatica, così come dell'area medio orientale. Con quale possibilità da parte russa di poter controllare i processi, io introduco subito un grosso punto interrogativo, perché gli Stati Uniti sono riusciti ad affermare dopo la Seconda Guerra Mondiale la loro egemonia su una parte del mondo, perché avevano delle risorse da spendere, avevano non solo, ma le risorse anche per mantenere un certo potenziale americano e intervenire. D'accordo. La Russia non ha queste risorse, la Russia attuale, va bene, ha vissuto per anni di esportazione di petrolio, sta soffrendo in questo momento per il calo del prezzo del petrolio, ha dei grossi problemi interni di sviluppo della sua struttura produttiva, no? Per di più si ritrova con una parte, la parte più estesa del suo territorio sovrano, che è la Siberia, e che è spopolata. In tutta la Siberia ci sono appena 20 milioni di russi, invece 120-140, non ricordo bene le cifre esatte, vivono nella Russia europea, al di qua degli Urali, va bene, dove diciamo, ci sono i centri di Pietroburgo, di San Pietroburgo, di Mosca, di Yaroslav, insomma, come si chiama, Volgograd e via di seguito. Ecco, allora, vi ho presentato tutto uno scenario che certamente può lasciare perplessi.
Sono anch'io perplesso sulla situazione che c'è nelle aree sensibili che, appunto, dell'Africa e del Medio Oriente. Però se a fronte di questo, noi oggi per anni da parte europea ci si è disinteressati sostanzialmente di quello che accadeva, delle evoluzioni che potevano avvenire in questi centri. L'attenzione è emersa quando la crisi ha prodotto delle ondate migratorie che si sono riversate sull'Europa. E quindi, ad esempio, un punto fondamentale, un momento di svolta, è stato il caso della grossa emigrazione di profughi siriani, iracheni, afghani, dei campi dove erano di raccolta della Turchia, verso l'Europa nel 2015. Voi sapete, vi ricorderete, che la crisi di circa un milione di persone che attraversava i Balcani diretta verso il nord Europa, l'Europa centrale e settentrionale. La situazione fu sbloccata dalla decisione del governo tedesco di aprire le porte all'immigrazione, il governo tedesco seguito dal governo austriaco e dalla Svezia, al quale poi fece seguito l'accordo con la Turchia, per cui veniva bloccato il fronte dell'Egeo dell'emigrazione, con l'accordo per cui le autorità greche erano obbligate a riportare in Turchia i profughi che approdavano sulle coste greche elleniche. Non solo, ma veniva riconosciuto alla Turchia lo status di paese di prima accoglienza per quanto riguarda i profughi siriani e lo stato di paese sicuro per quanto riguarda invece gli afghani, gli iracheni, eccetera. Il che significava che poi praticamente iracheni e afghani non avevano diritto ad essere accolti come profughi in Germania, e difatti poi è stato organizzato il loro rientro a casa, il loro rimpatrio. Alla Turchia, affinché per tenersi i profughi siriani, è stato promesso, viene corrisposto un aiuto economico di 6 miliardi di euro in due tranche. Va bene, la seconda tranche dei 3 miliardi, di 3 miliardi sarà versata alla fine del 2018 se la Turchia osserva una serie di clausole indicate in un protocollo che fa parte degli accordi, eccetera. L'altro fronte che caldo della migrazione è il Mediterraneo centrale, cioè praticamente la Libia che diventa la Libia per di più destabilizzata dall'intervento franco-britannico, no, che contro Gheddafi, va bene, che oggi è sostanzialmente senza governo, va bene, però è anche vero che il corridoio al quale confluiscono le correnti migratorie che provengono dal Corno d'Africa e dal Sahel. Sahel è la zona dell'Africa che si trova subito al di sotto del Sahara e quindi comprende il Chad, il Niger, il Mali, la Burkina Faso, ma anche Senegal, altri Costa d'Avorio di seguito, fino ad arrivare all'Africa equatoriale, cioè Camerun, Congo e via di seguito. Allora, cosa c'è da dire su questo? C'è da dire che se noi abbiamo una situazione di conflitto, va bene, in Medio Oriente, che genera i flussi migratori, e naturalmente in particolare il caso siriano determina la fuga di persone per la propria sopravvivenza, però una fuga di persone per la propria sopravvivenza proviene anche dal Sahel, e dal Corno d'Africa, uno per ragione ambientale, cioè in definitiva sono anni che queste regioni soffrono di siccità, caduta dei raccolti e quindi hanno problemi di fame, va bene, ma poi ci sono anche altri problemi che derivano dal malgoverno locale, va bene, e dall'infiltrazione terroristica
dell'ISIS. Non dobbiamo dimenticare il caso del Mali, il caso del Niger, dove ci sono infiltrazioni ISIS, e della Nigeria stessa, dove c'è Boko Haram e via dicendo. Ecco, allora, da questi paesi c'è un'ondata migratoria che preme, va bene, attraverso la Libia sulle coste del Mediterraneo, e che chiede di poter accedere in Europa. Difatti sappiamo benissimo che è la vicenda di tutti i giorni, che ci sono dei gommoni che partono dalla Libia, va bene, in modo che c'è un traffico di esseri umani che organizza la migrazione, che, diciamo così, la migrazione da queste aree alla fine è un fatto controproducente per il loro stesso sviluppo, perché chi fugge sono le energie migliori di questi paesi, e soprattutto chi riesce ad avere un certo gruzzolo per potersi pagare il viaggio ai trafficanti di esseri umani e via di seguito. Di fronte a questo, io devo dire, proprio in preparazione di questa conversazione, sono andato a guardare una serie di documenti da parte europea. Devo dire, a partire dal 2011, 2013, 2014, 15 e venire nei nostri giorni, sono tutti promesse di grandi piani, di interventi risolutivi, ai quali ovviamente fa risposta all'ondata migratoria che rimane costante. Non solo, ma devo ancora aggiungere che c'è un dato di fatto, cioè c'è un discorso di crescita demografica e di condizioni di sviluppo economico in questi paesi che ovviamente spinge questa cosa. Cioè l'attuale Africa, il continente africano, ha 1.100.000.000 di abitanti. Nel 2050, cioè tra 30 anni, il che significa domani, perché nel 1989 crollò il muro di Berlino, siamo al 2017, sono passati quasi 30 anni e sembra ieri, va bene, quindi fra 30 anni, cioè domani, va bene, la popolazione africana raddoppierà. Ora, siccome le condizioni di sviluppo di produzione alimentare, di sviluppo di attività produttive e di seguito sono quelle che sono, è evidente che a questo punto c'è la minaccia di un'onda migratoria crescente nei confronti dell'Europa, la quale Europa, va bene, ha dei suoi problemi di forte riconversione produttiva, e perché abbiamo terminato il ciclo dello sviluppo industriale, abbiamo il problema di passare alla fase dell'innovazione tecnologica e della società, dell'innovazione della conoscenza, e quindi vengono anche meno quello che erano le possibilità di occupazione che in passato hanno regolato l'affluenza, soprattutto vedi in Francia o in Belgio, in Olanda o in Germania stessa, di arabi provenienti, arabi e altre popolazioni africane che hanno trovato possibilità in passato, possibilità occupazionali. Quando in Italia c'erano i meridionali che venivano a lavorare nelle fabbriche di Torino, di Milano, in Francia c'erano gli algerini, i marocchini e i senegalesi che andavano a lavorare alla catena di montaggio della Renault oppure della Peugeot. Va bene, questa è la realtà, va bene. Però questa gente, a sua volta, che si è insediata, ha acquisito anche la cittadinanza francese, va bene, è parte integrante della Francia, ma ovviamente i loro figli sono immigrati di seconda generazione e hanno anche difficoltà ad inserirsi in un nuovo sistema produttivo quale quello che si va configurando. Perché il nuovo sistema produttivo richiede alte qualifiche, cioè richiede, ad esempio, lavori in Italia, ad esempio, ha un deficit in termini di qualificazione di informatica e di elettronica. L'innovazione del sistema produttivo richiede alte qualificazioni nel marketing, nell'innovazione produttiva. Sono stati rivoluzionati i processi e i prodotti. Se noi vogliamo produrre un'auto come 30 anni fa, non abbiamo più la possibilità di farlo, va bene? Così come se
c'è tutta una serie di prodotti nuovi che occupano il mercato e naturalmente di processi produttivi che richiedono qualificazioni che solo persone con un certo curriculum professionale, educativo professionale, possono coprire. Difatti questo spiega perché, ad esempio, l'Italia, sono notizie di questi giorni, no? Sì, cresce l'occupazione, ma cresce l'occupazione precaria e cresce l'occupazione in settori non qualificanti. Va bene. E d'altra parte cosa succede? Succede che gli immigrati, mentre in Italia cosa si offrono? Si offrono lavori marginali, tipo quelli in agricoltura, al piano di Rosarno, no? Oppure in Sicilia, via di seguito, Foggia, le case che poi generano dei fenomeni di sfruttamento e anche di rivolte, va bene? Mentre in altri paesi, vedi la Svezia, vedi la cosa, si affronta il problema con dei piani di formazione professionale proprio per inserire la popolazione immigrata in settori che siano di interesse del loro sistema produttivo. D'altra parte non dobbiamo dimenticare una cosa molto importante: se voi pensate ai profughi siriani, che nella maggior parte erano persone finiti, i profughi siriani finiti in Germania, nella maggior parte erano persone qualificate, il 20% aveva una laurea in tasca, va bene? Però fare il medico, fare l'avvocato, fare l'ingegnere a Damasco è una cosa diversa dal fare l'avvocato, il medico, l'ingegnere a Monaco di Baviera oppure a Francoforte, perché il sistema produttivo tedesco è configurato in un modo molto più moderno, molto più alcol. Ecco, allora, i tedeschi hanno stanziato per 4 anni, dal 2016 al 2020, ben 93 miliardi di euro per la formazione, per l'adeguamento professionale di queste persone in modo d'accordo. Cosa che ad esempio in Italia non esiste, cosa che in Francia non esiste, e questo spiega anche i problemi che da affrontare nei nostri paesi. Ma comunque voglio ora soffermarmi e anche avviarmi alla conclusione, visto che è quasi un'ora che sto parlando. Ho detto che tutti i programmi che sono stati sbandierati a livello europeo nei confronti dell'Africa nel passato sono deludenti. Ma sono deludenti per quale ragione? Sono deludenti perché non vanno alla radice del problema. E per me la radice del problema significa intervenire in modo massiccio per lo sviluppo dell'Africa e anche per la stabilizzazione politica del Medio Oriente, ma non solo con un'iniziativa politica forte, ma anche con risorse economiche notevoli, risorse economiche e soprattutto poi con un'assistenza decisa. Cioè, dobbiamo anche tenere presente che dobbiamo mantenere il controllo delle risorse impiegate in Africa o nel Medio Oriente, che non finiscono nelle tasche della corruzione. Cioè, non solo, ma allora se io vado a guardare, allora io prendo in mano il Migration Compact del governo italiano, prendo in mano il documento che emesso successivamente dalla Commissione Europea per il nuovo partenariato con i paesi dell'Africa, e mi accorgo che tutto sommato il problema viene eluso, uno perché non ci sono gli strumenti adeguati per intervenire in modo decisivo, e secondo anche le risorse, nonostante le cifre mirabolanti e sbandierate da Juncker, cioè dal Presidente della Commissione Europea, queste sulla carta sono tutte da verificare, perché alla fine faccio solo un piccolo passo indietro. Il piano Marshall, cioè il piano di assistenza di rilancio economico praticato dagli Stati Uniti nei confronti dell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, prevedeva un impegno da parte degli Stati Uniti pare allo 0,5% del proprio prodotto interno lordo dell'epoca.
Se noi diciamo, ci rapportiamo ad oggi, soltanto per un discorso di risorse, a quello che è l'attuale prodotto interno lordo dell'Unione Europea, che sono 14.700 miliardi di euro, di dollari, scusate, perché la statistica è fatta in dollari, il 5% sarebbe praticamente sugli 800 miliardi. Ecco, questa sarebbe la cifra annua che potrebbe corrispondere a quel 5% impiegato dagli Stati Uniti. Attualmente, sapete qual è la cifra che impegna il bilancio? Innanzitutto il bilancio dell'Unione Europea ammonta solo all'1% del prodotto interno lordo. Secondo, va bene, la cifra stanziata per l'aiuto all'Africa è di 1 miliardo e 800 milioni di euro, integrabile da altri contributi da parte degli stati che si pensa possano raggiungere la cifra di, in totale di 2.300 miliardi. Però questi dovrebbero attivare investimenti, si dice, dovrebbero attivare investimenti privati in modo da raggiungere un volume complessivo di 63 miliardi di euro. Ecco, 63 miliardi dovrebbe essere, secondo i documenti della Commissione, le dichiarazioni della Commissione Europea, l'aiuto all'Africa, a fronte di quello che potrebbe essere invece sopportabile 800 miliardi. Ma voglio fare, no scusate, 800 miliardi rappresenta il 5%, 80 miliardi. Ecco. Allora, morale della favola, praticamente le pressioni migratorie rimarranno. Secondo, c'è un atteggiamento da parte europea, soprattutto per via della diffusione di movimenti populisti, xenofobi e no, anti-immigratori, per cui, diciamo così, sono allo studio in parte e dall'altra parte già costituiscono oggetto di applicazione delle misure rivolte a frenare quello che è l'arrivo dell'onda migratoria. Pensate agli accordi fatti con la Libia, va bene, al fatto che le cifre di cui parlavo in parte servono a organizzare, a pagare i rimpatri delle popolazioni di coloro che non vengono riconosciuti nella qualità di profughi. Quindi praticamente significa che se un nigeriano, se un malese, no, un abitante del Mali, del Burkina Faso, cerca della via migratoria, viene bloccato in Libia oppure viene bloccato sulle coste italiane, viene rimpatriato, va bene? E non solo, ma da parte dell'Unione Europea si pagano gli stati di origine affinché assicurino il loro reinserimento, il reinserimento di queste persone. Ora capite bene quanti dubbi possono sorgere su questo problema, su questa opportunità. Allora, per concludere, c'è poco da fare, si arriverà a un punto, cioè occorre, uno, l'Unione Europea sconta quello che è un suo processo incompiuto, cioè l'Unione Europea non dispone delle strutture istituzionali, della forza di bilancio, delle strutture di governo e delle politiche per affrontare in modo completo, esaustivo, i problemi generati dal Medio Oriente o dalla Corso. Occorrerebbe quindi una capacità di governo europeo forte, rivolto a stabilizzare queste due aree e assicurare i processi o di ricostruzione di Siria, no? Iraq, eccetera, o di sviluppo economico. E questo richiederebbe da parte europea un governo unitario, federale, no? Forte. Cioè,
io riprendo le parole del presidente francese Macron nel suo discorso di settembre alla Sorbona, no, in cui parlava di un'Europa unita, democratica, sovrana. Ecco, ora questa è la via che bisogna, sulla quale bisogna porsi e bisogna ovviamente battersi, va bene, soprattutto al fine di poter proporre all'Africa dei piani di sviluppo che siano, che possano sorreggersi. Ad esempio c'è un piano dell'industria tedesca, elettrica tedesca, che si chiama Desertec, che è rivolto a sfruttare le fonti di calore del Nord Africa e del Medio Oriente, quindi anche esteso all'area dell'Arabia Saudita, eccetera, instaurare dei campi, no, di cellule fotovoltaiche per catturare la forza dell'energia solare e trasformare in energia elettrica, che poi potrebbe servire sia ai paesi che ospitano questi impianti, sia essere esportati in Europa, naturalmente con effetti sostitutivi sulle risorse energetiche locali, cioè che poi costituiscono un patrimonio che può essere, diciamo così, dilazionato nel tempo. Non è detto che bisogna sfruttare immediatamente tutte le riserve di idrocarburi disponibili. Questo progetto ovviamente è andato a carte 48 per via dell'instabilità del Nord Africa e dell'area sahariana, no, che noi viviamo. Così come c'è grossi interventi che andrebbero fatti. Innanzitutto occorrerebbe che da parte europea ci fosse, come hanno fatto gli Stati Uniti nel dopoguerra, con il loro ombrello nucleare, no, sull'Europa occidentale, ci fosse la protezione da parte dell'Europa per scongiurare conflitti locali, per scongiurare e per favorire dei processi di democratizzazione, di indipendenza reale da parte di questi paesi. Infine occorre che le risorse messe a disposizione servano innanzitutto sul piano della formazione culturale, dell'educazione di base. Ditemi voi quanti bambini africani possono affrontare un ciclo completo di studi che li porti ad una qualifica professionale adeguata, soprattutto ai bisogni di giorno d'oggi di forte innovazione tecnologica. E quindi tutto questo. Poi occorre il controllo sulle elite locali affinché non si mettano in tasca i soldi, va bene? E sono problemi grandiosi questi che richiederebbero da parte europea un controllo politico, una forza politica non indifferente, cosa che l'Europa oggettivamente non ha in questo momento, ma cosa sulla quale io ritengo che appunto ci si debba impegnare, respingendo tutte quelle che possono essere le tentazioni populistiche che circolano in Europa e che purtroppo si diffondono e condizionano anche il quadro politico dei nostri stati nazionali. Con questo concludo, sono a disposizione del dibattito. Grazie. Scusami, se ti posso chiedere di parlare al microfono per superare i miei problemi. Se l'Europa è ferma rispetto all'Africa, ci puoi dare delle informazioni invece sugli ultimi 20 anni di impegno cinese in Africa per avere dal Sud Africa quali tipi di investimenti? Prima di presentare l'illustre relatore di oggi,
solo una brevissima, proprio una, un flash per ricordare che con l'incontro di oggi comincia quello che è il secondo modulo di questo corso, dedicato alle politiche europee. I primi tre incontri sono stati invece dedicati ai diritti dell'Unione Europea, quindi giusto per anche mettere un filo rosso, come si dice, nel corso del corso, oggi ci addentriamo a considerare quelle che sono le politiche europee, appunto cominciando dal fronte esterno, cioè dalle politiche dell'Unione Europea con i cosiddetti paesi terzi, che sappiamo essere in gran parte paesi di provenienza dei profughi. La tematica migratoria è particolarmente attuale. Sarà poi, come dire, nostro compito magari confrontare quanto le politiche europee distano dai diritti che l'Unione Europea formula. In questa analisi, incontro di oggi, tu parli di sempre, parlerò qui perché così ho più sotto controllo quello spettro. L'incontro di oggi ha come relatore il dottor Alfonso Sabatino, che presento con piacere per diversi motivi. Probabilmente l'avete già visto partecipare anche ai precedenti.